Quanti parlamentari che sono entrati in politica negli ultimi anni hanno portato realmente le ragioni del popolo all'interno degli stessi palazzi del potere? Nessuno. Ognuno di questi figli di puttana, l'ultimo che è arrivato, si sa, è quel soggetto che risponde al nome di Cilipoti. L'ultimo è quello e ha fatto i comodi suoi, si è messo con la maggioranza e adesso praticamente percepisce il suo lauto immeritato stipendio. Io vi prometto che se riesco ad entrare dentro a quel palazzo non prenderò lo stesso stipendio, perché mi vergognerei. Non è meritata neanche la pensione che prendo, perché avrei preferito lavorare nelle liste speciali, ma lavorare. Quelli che possono lavorare in questo paese non possono per colpa della politica ignobile e corrotta che c'è all'interno dei palazzi del potere e delle varie istituzioni. Io vorrei entrare lì dentro con l'umiltà di chi nel popolo e col popolo ha sempre vissuto ed è parte dello stesso popolo. E con voi, solo voi, posso farcela a portare le ragioni di tutti all'interno di quei palazzi, di quelle istituzioni. E sarete voi a propormi quello che deve essere fatto, perché io sono sicuro che solo ascoltando il popolo si può portare realmente un motivo di cambiamento all'interno dei palazzi del potere, dove non ascoltano questi soggetti, dove non ci hanno mai preso in considerazione, dove l'unica cosa che hanno potuto fare fino adesso è rubare e fare orecchie da mercanti. Inventarsi i motivi per cui le cose devono essere fatte in nome del popolo e per il popolo, quando in realtà erano solo manovre atte ad agevolare sempre di più le loro criminali azioni. Ora dico basta, dobbiamo dire basta. Dobbiamo entrare dentro quei palazzi tutti con le nostre ragioni, con le nostre idee, portare una nuova aria dentro quei palazzi, dentro quei vecchi e vetusti palazzi che non hanno più visto un'idea, una mente giovane e realmente produttiva in questo paese. Ci hanno portato chi? La Gelmini? Ci hanno messo chi? Non mi viene neanche in mente il nome di quella ex velina. Che cosa ha fatto poi? Ha appoggiato il potere del momento, ha appoggiato perché qualcuno l'ha portato a letto e gli ha promesso praticamente mari e monti e così gli ha dato. Noi siamo il popolo, noi abbiamo il diritto di entrare dentro quei palazzi e portare le ragioni di tutti lì dentro. E non parlo di categorie, ma di tutti. Non si può andare lì a prendere le parti di uno o dell'altro e non ricordarsi che c'è un intero paese che è in ginocchio. Qui tutti hanno il diritto di entrare dentro quel palazzo, anzi dentro quei palazzi, e di portare le proprie ragioni davanti a quei politicanti che fino ad oggi hanno fatto solo i loro porci comodi. Voi, le vostre ragioni, voi tutti, le vostre idee, siete voi quelli che possono fare la differenza. Solo con il vostro aiuto posso arrivare lì da loro, portare le ragioni di tutti davanti a quei soggetti, quei signori che fino ad oggi hanno fatto orecchie da mercante. Bisognerà bussare molto, in modo molto forte alla porta del potere, alle porte del potere. Ma se il popolo intero, lo stesso popolo italiano, è capace di bussare all'unisono a quelle porte, non potranno ignorare i colpi dati su quel portone, i portoni del potere, quello corrotto, malato, superato, vecchio, fatto soltanto di interessi politici e quelli economici solo ad unico vantaggio di pochi, mentre la cittadinanza,
vive in mezzo alle miserie, alla corruzione degli altri piccoli signori della cosiddetta bassa finanza, i cosiddetti piccoli imprenditori che si dice che evadono le tasse. Si è visto quelli che non evadono le tasse, che fine hanno fatto. Un esempio lampante è in Sardegna, dove c'era chi pagava le tasse finché ha potuto e poi quando non aveva più nulla per pagare le tasse gli è stato portato via tutto e non hanno mai più riavuto nulla indietro. Vi sembra questo il modo più giusto per fare le cose? No. Ecco perché bisogna cambiarle. Noi tutti possiamo. Bisogna entrare lì dentro per portare realmente tutte le ragioni di tutto il popolo italiano, le ragioni di tutta una intera popolazione e non di una categoria o di un'altra. Ecco perché vi chiedo il vostro appoggio. Io vorrei arrivare a quei palazzi e con voi, con tutti voi, bussare in modo prepotente e con diritto, includo, bussare a quella porta o a quelle porte per poter entrare noi popolo all'interno della politica una volta per tutte, entrare in modo attivo all'interno della politica e non permettere più a pochi autoeletti di poter praticamente decidere le sorti di un intero paese. Siete voi, siamo tutti noi, quelli che devono decidere per il destino del paese, che sanno quello che c'è da fare in questo paese per migliorare le cose, non loro, che le hanno peggiorate in tutti questi anni e le hanno portate ad un livello tale di degradazione o di sfacimento che quasi pare che non possano essere più neanche recuperate in certe cose. E io dico che possono essere invece rimediate, possono essere rimesse a posto. Perché? Perché ci vuole il popolo, quelli giovani specialmente, i ragazzi appena usciti dalle università, appena laureati, con le loro idee. Dare spazio a loro significa dare spazio a qualcuno che potrebbe dare un futuro a questa nazione. Mentre loro continuano soltanto a sfruttare tutto quello che è possibile ed immaginabile, tutto quello che può essere ancora spremuto per poter far cassa. Dobbiamo cacciarli oppure dobbiamo piegarli alle nostre reali ragioni ed esigenze. Basta dover subire. Io chiedo il vostro aiuto. Buongiorno.